poi stavo riflettendo proprio sul fatto che qualcosa di positivo effettivamente c'è, mi dà un vantaggio assurdo ed è che io effettivamente so cucinare. Oh, mica poco. Nonostante durante la dieta tutto sia potenzialmente una soletta di scarpe, priva d'anima e di qualsivoglia gusto e sapore, per me non è affatto così, anzi, piatti diversi, porzioni pesate al milligrammo, ma alla fine tutto ottimo, a partire dalla colazione, dove posso mangiare uno yogurt skyr con l'aggiunta di frutta fresca che dà un po' di dolcezza almeno, cioccolato fondente al 98% con del caffè, senza zucchero, però buono, buono lo stesso. Amaro come la vita quello yogurt, ma almeno posso anche bere del tè nero senza zucchero se voglio, quindi anche lui amaro. Il pranzo è uguale alla cena, ma super buono. Che si tratti di affettati, fesa di tacchino, petto di pollo al pepe, petto di pollo piccante, petto di pollo in tutte le salse del mondo, petto di pollo, rigorosamente accompagnato da quintali di insalata, melanzane con gusto, spinaci, bietole e quant'altro mescolato. Tutto insieme e si mangia. Per me è poesia. Un'amara dolce poesia.